Prego Valletta. Allora, facciamo una prova, fai una prova. Il notaio, fai una prova, non si vede. Ok. Metti una bella benda in modo tale che l'acconciatura non si rovini. Guarda che non devi imbrogliare, perché prima con la tagliola mi sembra che qua mi hai fatto fuori tutto il repertorio di palloncini, con la tagliola. Allora ragazzi, adesso io passo tra voi e scelgo 5 candidati, ok? 5 candidati anonimi, ovviamente, tra cui il nostro sposo, vero? Poi vieni anche tu. Allora, adesso, Shalini, tu dovrai indovinare, dovrai cercare di trovare il tuo Simone, come? Col tatto, ovviamente. Inizieremo con la mano, quindi ti passeranno davanti 5 uomini baldi e tra loro tu dovrai individuare il tuo uomo, però non lo devi dire, ok? Devi semplicemente, toccando la mano destra, rigida, rigida. Allora, iniziamo toccando la mano destra del primo ometto, eh? Vai! No, 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 vabbè, poi dopo alla fine dai il verdetto finale, via. Passato uno, vieni tu. Qui abbiamo, prova tu, vieni, vieni, vieni. Mano, 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 mano. Via, via questo, proviamo con questo. Tira dentro la panza, per favore, che sennò ti riconosce subito. Che cosa mi sai dire su questa mano? Cosa mi sai dire? Di chi è? Non lo sai. Allora, riproviamo ancora, riproviamo ancora. Vieni tu, vieni tu. Allora, andiamo per esclusione, dai. Questa potrebbe essere la mano del tuo Simone. No, lui, dai, guarda qua com'è bello vigoroso. È il tuo Simone. Che dici? Potrebbe essere? No, non è. Vieni, vieni tu. Questa mano che cosa dice? La mano dice tanto, nasconde tanti misteri anche la mano. Ma non è lui. Allora, vieni tu. Vediamo un attimino se riusciamo a individuare la mano del suo amore. È lui, ragazzi, è lui! Sì, sì, un applauso!